Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua in un nuovo video, c'è anche Andrea e c'è anche Sirex. Madonna, ma qua, cioè questa è un'offerta speciale, 3 canali al prezzo di uno, sì. Ma che offerta speciale è? Un anno e mezzo fa abbiamo comprato questo qua al mercatino, giusto? Sì, mercatino. Al mercatino, praticamente a un prezzo, ecco qua l'adesivo, praticamente a un prezzo che non mi ricordo nemmeno, perché l'abbiamo tolto, l'adesivo comunque costava una cavolata, ed è praticamente la scatola è consumata, perché insomma risale al primo film, è vintage. Quindi è vintage, però dentro era perfetto, era nuovo. Ma oggi lo proviamo, col platano picchiatore. Perché se voi vedete, guardate che splendore. Intanto a Luigi facciamo leggere le regole. Ecco, voilà. Quindi questo, questo lo mettiamo così. Poi, come vedete, ecco, infatti mi ricordavo bene. Guardate i pezzi e il platano. Guardate, sono ancora incelofanati, cioè non sono mai stati aperti. Quindi praticamente abbiamo fatto l'affare del millennio. Cioè l'hanno comprato e non l'hanno usato. Non l'hanno mai usato. Quindi la scatola tenuta appoggiata sull'armadio, incasinata così, si è rovinata. Invece il gioco dentro ovviamente è perfetto. Cioè c'è scritto che costava 90 euro. 90 euro? Ragazzi, ma questo è il platano picchiatore, Cioè. È il picchia platanatore, Cioè. È un platanatore, però è rimasto. E lì. Solo che ci servono le forbici, perché... Ma vedi come viene? Aspetta. Perché non mi si apre, quindi vado a prendere le forbici. Dentro a quel coso trasparente c'è una forbicina piccolina. C'è una forbicina piccolina in Canada. Forbicina. Tu guarda le istruzioni e cerca di capire come si monta. Allora, Harry Potter, one pink willow game. That's good, so I got a shagged up puppy. Ok. Ok. C'è lo fan. Ci abbiamo le pile? Ci abbiamo tutto. Okay. E quello che non ci abbiamo lo troviamo nella cassetta di mia. Le pile, che pile servono? 3 pile. Okay. Poi questo dovrebbe essere il motore dello snodo. Sì. E questa è la base del platano. Ok, quindi in teoria questo dovrebbe andare qua. Sì, e poi le pile vanno sotto. Eccolo, ok. Poi questo dovrebbe andare qua. Sì, esatto. Ok. E poi ci picchia tutti. Poi questo dovrebbe andare... No. Perché questo che tiene fermo tutto. Mm-hmm. Questo dovrebbe andare... Dura di nuovo, tra l'altro, di quella plastica. Ah no, perché ha pressione. Aspetta. No. Non va? Aspetta, forse c'è un mezzo. Aspetta. Non sa che lo scassi? No, dovrebbe essere a pressione. Sì. Non pensaci tu. No. Preparatevi. È entrato. Poi? Sì, a pressione. Poi abbiamo tutti i rami con le macchine, che questi dovrebbero essere quelli, perché secondo me noi dobbiamo cercare, mentre questo si muove... Inserirle. Sì, di inserire la macchina nel coso. Quindi sono 4 giocatori con le 4 macchine. Oh, che figo! Questo lo possiamo appoggiare di qua. Capito, Emma? Sirex. Ah, mi sa che c'ha voi due non arrivati di velocità poi. Certo, sì. Ci sarà una facile e una un pochino più difficile. Media, velocità alta. Quindi. Allora, cominciamo con quella media. Quella media. Poi vediamo quanto è veloce. Facci rivedere la scatola. Poi qui ci sono. Ah cacchio, ci sono i rami. Mi sembrava un po' spoglio. Comunque è bello che è in italiano. Sì, ma dovresti cercare le istruzioni su come si monta, sì, però. Vabbè, sotto dobbiamo mettere i pili, mettiamo dopo. Questo allora, qua questi sono i rami. Questa è rotazione. Questi rami dovrebbero andare qua. Qua. Sì, eccolo qua. Agganciato il ramo superiore, questo è agganciato. Non si aggancia bene. Ah, questi vanno qua, guarda.
Forse sai perché deve ruotare, perciò forse non si aggancia proprio. Boh. Capì? Questi vanno qua. Ok. Che figo, però. Bello e bello, eh? È figo, è sfizioso. Ok. E poi le borse così. Aspetta che mica finisce qui. Guarda quanti soldi, Rami. Bello. Queste sono borse, oh, mamma mia. Sì, ci sono le borse, ci sono i ragni, quelli che so, i polli. Non lo so che so. Forse quelli. Messi. Allora, questa ancora. Questo che è scomparto sotto. Scomparto sotto questo. Qui c'è il buco. Questo qua no? È la doppia velocità. La prima. Dove stanno gli altri? Ah, qua. Capito. Ok. Guarda il figo, però. Ok. Questo pure tenerlo così, sai, è bello tenere in esposizione. Facciamo, torniamo quando è tutto montato? Sì. Okay. Dateci un paio di minuti. Two weeks later. Allora, posizionate tutto l'albero montato, dopodiché si posizionano tutte le edvige, tutti i pacchi di libri e tutte le valigie. Poi si farà partire e ognuno ha una bacchetta con la macchina, perché la macchina appunto è sull'albero, e chi prende più pacchi, chi prende più civette. Vince. Poi non so se i pacchi e le civette hanno dei punteggi diversi. A me sembra che abbia due velocità diverse, sì, vero? Sì, c'ha due velocità diverse. Sei pronta? Non so se c'ha due cose diverse. Vabbè, ma chi se ne frega, noi ci dobbiamo dire. Ah, metti quello veloce. Vabbè. Allora, siamo pronti? No, così tanto veloce. Siamo pronti, schiacciamo e via! Via! Aspettate. Eccolo! Vai! Preso! Preso! Io vedo valigie volare da tutte le parti, ragazzi. No, no, così si rompe però. No, e non devi bloccarlo. Non bloccarlo. Ce la fai! Devi riuscire. Piano piano. Piano piano. Eccolo, preso! Valigia. Aspetta, vediamo se c'è una velocità più lenta, se questa è quella più veloce. No, questa è quella lenta. Eh? Questa è quella lenta. No, e non c'è una cosa, un selettore di velocità però. Questa no, c'è la. No, vedi, fa dei movimenti diversi, non è una questione di velocità. Sta servendo. E Vigemo vomita. Allora, proviamo. È difficile però, eh? È difficile, sì, Rex. Non ce la faccio! Nemmeno noi. Guarda che quelle che stanno per terra è perché sono cadute, mica perché ci siamo riusciti. Ehi, presa. Brava! Guarda, ti posso dare un trucco? Guarda, fa così, guarda. Dai un colpo da sotto. Dai una botta da sotto. Così. No, niente, non serve a già nemmeno. Vai. Un colpetto. Eccolo, così. Vai. Vince T-Rex! Eccola! T-Rex! Anche una edvige! Aspetta, perché sta edvige l'abbiamo messa troppo difficile. Edvige sta... Vai! Ok, aspetta, vai che mo riparte. E che mi fa? Ma aspetta. Vai! Eccola! Il gioco è del 2001 e devo dire, insomma, che se siete appassionati di Harry Potter è carino. Poi avere il platano picchiatore che si muove così, già come se fosse un action figure in movimento, già è una cosa fighissima. E quindi siamo contentissimi di averlo recuperato a un prezzo stracciato. Rimettiamo un pochino di queste cose appese, dobbiamo cercare di rimetterle però il più in pizzo possibile. Io non le ho appese quasi tutte, non ho vinto. Piano piano, ho capito, per cercare sa di... Sa che ne è caduta qualcuno o sbaglio? Sì, ne sono cadute alcune. Sì, che è caduta una lì. Prendila. Ne sono cadute alcune. Quella l'ho fatta cadere io. Eccole qua. Allora. Aspetta. No, questa donna. No, di là, mi sa, di là non c'è niente. Di là non c'è niente? Là. Ok. Fammi. No, quello là, lì. Ecco. Esatto. Aspetta, poi, basta. No, troppo difficile. No, questo, allora, questo, ecco, vedi, questo se lo metti in lei, poi non lo prendi più. Sulla punta lì, sulla punta. No, l'altra punta, questo. Lì. Voilà. Ok, dovrebbe reggere. Proviamo? E questo? Manca uno?
Beh, ah, uno, c'è ragione. Allora mettilo qua. E qua. Bravo, appena appoggiato, oppure qua, passa, qua. Beh, non ci vuole stare sta valigia. C'è pure questo qui. No, infatti questo no. Ah, vero, c'è sta morte. Pure io, quello pure lo devi mettere lì che c'è il gancio lungo. Questo invece va qua. Perché c'è il gancio lungo. Comunque ci si può giocare in quattro. Ah, forse giusto? Però al contrario. Vede. Aspetta, aspetta, perché ho sbagliato io a montarli. 1, 2, 3, 4. Il gancio sopra che però sì, si può giocare in 4. No, allora c'è solo 4 bacchette qui. Bacchette magiche. Ecco. Ah, e allora forse qui ci vanno questi. E questo va in un punto dove, capito? Vanni, ho trovato un trucco. Perché sennò questo va troppo basso. Ho trovato un trucco, papà. Guarda. Se guarda papà, se fai così. Guarda. Aspetta. Guarda. Così. È quello che ti dicevo prima. Però non avevo capito in quella punta. Così. Oh. Proviamo. Aspetta, un altro ce n'è. Un altro giro? Ma quanti ce ne sono? Dai. Questo però vedi, questo va qua. Io sono già che è così, questo che è più fino. Si è messo in piedi. Così. Okay. Pronti? Vamos. Vai. Ultima partita. Pronti che parte, eh? Ma che ha fatto tutto da sola? Mi sa che stavolta vince proprio Emma. Perché prima che ha vinto. E prima io non ho vinto perché non le ho preso tutte. Vai. Aspetta. Che è questo? È difficile, è un momento troppo difficile. Piano. Ole, abbiamo presi tutti. Vabbè, insomma, che aspettate? È sfizioso, è carino, ma soprattutto, ripeto, per gli amanti dei riporti, intanto è del 2001, quindi è vintage. Vabbè. E poi con il platano picchiatore che si muove e fa così, con le bacchette, con la macchina di Ron, ma cioè, per collezionisti, questo è da avere assolutamente. Noi ci siamo divertiti, spero che vi siate divertiti anche voi. Un ciao da 8-bit. Adelan, Silex. Camera uova. Ciao. Ciao.